Mercato ancora in stand-by, ma con una preparazione che prosegue. Il Teramo oggi presenta Massimo Paci, che già da una settimana, poco meno, lavora con la squadra biancorossa, in attesa che le trattative subiscano un'accelerazione. Ma non è affatto semplice, perché prima si attendono offerte per i giocatori che non sono ritenuti centrali nel progetto tecnico come lo erano un anno fa, mentre per altri ci potrebbe essere una seconda chance, quella del rilancio, come ad esempio per Riccardo Martignago, l'ex Alessandria, appena tornato dal prestito in Piemonte, potrebbe restare alla corte di Paci per provare a riscattare una prima parte di stagione, quella in biancorosso, con più ombre che luci. Discorso simile a quello di Pietro Cianci, che invece aveva scelto Carpi a gennaio come destinazione, ma sempre in prestito. Il tris, completato da Pinzauti, che in gare ufficiali col Teramo non aveva mai giocato, rende il reparto avanzato del Diavolo competitivo, visto che vede la presenza anche del giovane Birligea e di Minelli. Anche l'ex fiorentina ha avuto parecchi problemi nella sua prima annata in Abruzzo, condizionata spesso da qualche infortunio di troppo che ne ha limitato la possibilità di utilizzo. Ma Minelli ha fatto vedere che quando ritrova la migliore condizione può essere una pedina importante nello scacchiere biancorosso. Il vero ingorgo però è in mezzo al campo ed è lì che il Teramo aspetta offerte che possano rimpinguare le casse societarie. Poco dopo la fine della stagione erano Arrigoni e Costa Ferreira i principali indiziati a fare le valigie, ma all'epoca c'era ancora Di Mascio sulla panchina della prima squadra e soprattutto c'era la sensazione che in molti si sarebbero iscritti alla corsa per portarseli a casa. Non che manchino gli estimatori, ci mancherebbe, ma le cifre richieste dal Diavolo in molti, praticamente tutti, si sono tirati indietro, esattamente come ha fatto l'Avellino con Mungo quando ha sentito la richiesta di 100.000 euro per lasciarlo partire. Bombaggi è un punto fermo e non si tocca, Santoro e Viero servono perché gli under saranno imprescindibili nella costruzione dell'organico e per fare minutaggio. E allora ecco che saranno altri coloro destinati a partire qualora dovessero arrivare interessamenti concreti. Intanto c'è stata la conferma da parte della Lega Pro della divisione dello stivale per la composizione dei gironi. Tutto invariato e dunque due gironi di centro-nord, uno sostanzialmente che guarda sul versante tirrenico, quello A, e un altro che si affaccia sul versante adriatico, quello B, ma fino ad una determinata latitudine, che non dovrebbe essere quella della regione Abruzzo, col Teramo che infatti dovrebbe essere inserito nuovamente nel raggruppamento C, nel quale, oltre alle retrocesse, non figura più la Sicula Leonzio, che ha alzato bandiera bianca e dove si attende di capire chi tra Bitonto e Foggia sarà ai nastri di partenza. Venerdì pomeriggio invece vernissage a Castel di Sangro contro il Napoli di Gattuso, prima uscita del Diavolo che due giorni dopo dovrebbe replicare al Bonolis contro la Primavera della Roma.